Salve, buonasera, sono Cristiano Vignali e sono qui stasera con l'assessore regionale Carlo Masci. Buonasera. Buonasera assessore, allora qui nel nostro speciale elezione 2013 stiamo presentando un po' tutti i candidati. Vorremmo conoscere anche il suo curriculum professionale e politico. Sì, la nostra lista civica Rialza di Abruzzo Abruzzo Futuro è una lista civica che oramai c'è da 18 anni in Abruzzo. È stata fondata a Pescara, poi è cresciuta in provincia, fino ad arrivare in regione. Le ultime regionali abbiamo corso e preso circa il 7,5% dei voti, 42.303 voti, 3 consiglieri regionali, 2 assessori. E oggi ci presentiamo per correre al Senato con la lista civica, perché questo sistema elettorale che non consente la scelta dei parlamentari, è un sistema elettorale che deve essere necessariamente messo in discussione, tutti quanti lo contestano, e noi lo abbiamo contestato muovendoci con la nostra lista civica per dare la possibilità ai cittadini di scegliere un candidato del territorio che, se votato, rappresenterà in Parlamento gli abruzzesi, a differenza di quelli che vengono eletti soltanto perché nominati dai partiti ed inseriti in liste e in posizioni di cittadini. Questo sistema elettorale non può funzionare perché allontana i partiti dal territorio, questo oggi succede e per questo c'è questa crisi della politica. Quindi voi non andate in coalizione con nessuno? Sì, siamo autonomi, nonostante noi appoggiamo in regione, in provincia di Pescara, al Comune di Pescara e in tante altre amministrazioni delle giunte di centro-destra, perché siamo ovviamente liberali, pensiamo che ci voglia meno Stato, ci vogliono più tasse, ci voglia più persona rispetto al pubblico, e quindi abbiamo questa idea e questo concetto di politica. Però in questo caso siamo in autonomia, io direi in splendida autonomia, proprio perché questo sistema elettorale, le liste così come sono state compilate, hanno catapultato nella nostra regione persone che non sono conosciute, alcune delle quali assolutamente discutibili, non gradite al territorio, quindi noi abbiamo voluto dare un'opportunità ai cittadini di scegliere i propri parlamentari. Insomma, chiedete anche un voto di appartenenza geografica ed identitaria? Assolutamente sì, questa è una scelta di territorio, una scelta di territorio forte, proprio perché in questo momento storico c'è sempre più un accentramento di poteri a danno del territorio, lo dimostra la politica, lo dimostra l'economia con le banche che hanno preso 500 miliardi di euro all'1% dalla Banca Centrale Europea e hanno pensato a definire i loro bilanci e non a dare le risorse al territorio, per le nostre imprese, per le famiglie, per i mutui, per i prestiti, quindi c'è una grande crisi che deve essere superata. Parliamo di programmi. Se dovesse essere eletto, che cosa si augura di voler realizzare per il nostro Abruzzo? Intanto la massima attenzione al territorio, ma soprattutto il problema reale che c'è oggi è quello del lavoro per i giovani e per le persone che a 50 anni lasciano il mondo del lavoro e non riescono a rientrare. Poi un'attenzione particolare ai piccoli comuni. Oggi questo territorio soffre perché i piccoli comuni soffrono, c'è una crisi identità e soprattutto c'è una mancata valorizzazione delle nostre risorse ambientali. Penso che l'Abruzzo si possa sviluppare da un punto di vista turistico proprio guardando i piccoli comuni, la piccola realtà, ai processi di valorizzazione dei prodotti enogastronomici che sono poi le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra storia, e quindi un'attenzione particolare a queste necessità del territorio. Ringraziamo l'assessore Mascia qui da Pescara, dalla sede di Rialza dell'Abruzzo. È tutto, grazie.